rimane l'ultimo atto, giusto? L'ultimo rush finale. Allora, l'ultimo atto di questa campagna, di cosa si tratta? L'ultimo atto è l'appello ai cittadini a una visione unitaria del territorio. Primo punto, una programmazione umana. Al centro del programma c'è umanità, c'è l'uomo nella sua interezza, nella sua a 360 gradi, quindi i bisogni, le esigenze della persona. Fare comunità perché? Fare comunità porta in primo luogo come aspetto principale il dialogo, il confronto. Noi abbiamo avuto durante tutta la campagna elettorale una serie di incontri, di iniziative con associazioni, privati, tutte le realtà che hanno interessi nel territorio comunale di Rotondella, dall'ambiente all'agricoltura, alle attività produttive, ai pensionati con ieri sera, per capire le esigenze e dare delle risposte a queste istanze che vengono dal territorio. Fare comunità quindi ha questo obiettivo, dialogare, creare una classe dirigente che nel prosieguo sia capace di prendere in mano le redini di questa comunità e continuare un lavoro. Nei primi 100 giorni della nostra attività amministrativa abbiamo degli impegni certi e sicuri da portare a termine. Si parte dall'ordinario, quindi la pulizia di tutto il territorio, senza esclusione di alcuna parte di esso, quindi dal centro collinare, Rotondella 2, Rione Mortella, le campagne, perché la visione che ci vede e che ci accompagna è una visione unitaria del territorio. Il territorio non esiste un territorio di serie A e un territorio di serie B o una predilizione, esiste il territorio nella sua unità. Quindi nei primi 100 giorni noi ci impegneremo per ricostruire innanzitutto la macchina amministrativa, efficientarla e fare in modo che l'ordinario non diventi qualcosa di straordinario, ma che giorno per giorno le esigenze del territorio vengano risolte, dalla pulizia allo sfalcio delle erbe alla raccolta dell'igiene. È palese, voglio dire, che il territorio presenta un degrado ambientale dal punto di vista dell'igiene ambientale che è verificabile da chiunque. Ci sono zone del territorio della campagna dove la spazzatura non viene raccolta da oltre 6 mesi. E quindi è un dramma. L'ordinario deve essere svolto e deve essere svolto con certezza. Nei primi 100 giorni noi attueremo anche alcune politiche volte al dialogo. Saranno costituite 2 consulte, una ambientale e l'altra col mondo rurale. Quella ambientale terrà dentro cittadini, associazioni e forme associative presenti sul territorio e non solo, per dirimere una volta per tutte la problematica ambientale. Sicuramente bisogna continuare col monitoraggio ambientale che è stato iniziato, valutarne gli aspetti se ci sono positivi, valutare le criticità e prendere delle decisioni ferme con la controparte, quindi con chi è deputata al controllo ambientale. La consulta del mondo rurale vuole, come dire, valorizzare il mondo rurale, recepire le istanze del mondo rurale e dare risposta a quel mondo rurale, perché l'agricoltura a Rotondella, non ce lo dimentichiamo, rappresenta l'elemento trainante della nostra economia. Quindi gli agricoltori vanno considerati, ma vanno considerati veramente, non solo per richiamare come specchietto per le allodole. E sui fondi della compensazione ambientale c'è l'intento da parte della nostra amministrazione di modificare il decreto che prevede la spesa, quindi i limiti della spesa e i vincoli precisi per la spesa. Quindi bisogna innanzitutto interfacciarci con gli altri comuni che sono beneficiari e con la provincia, ma non solo, ma anche con gli altri comuni che sono interessati alla compensazione ambientale. Perché? Perché ci sono dei vincoli molto restrittivi e noi dobbiamo allargare le maglie, nel senso che bisogna puntare anche allo sviluppo economico e territoriale. Però questo sviluppo non deve essere con degli investimenti, come dire, a pioggia, ma deve avere una linea ben precisa che possa far ritornare quei soldi sul territorio e avvantaggiare il territorio nella sua interezza. Su questo noi siamo chiari. Quindi il primo aspetto sarà una richiesta di rivisitazione di quel decreto che prevede dei limiti stringenti alla utilizzazione dei fondi per la compensazione ambientale. Nei primi 100 giorni e comunque nel prosieguo della nostra attività amministrativa abbiamo 2 aspetti, perché se da un lato c'è il mondo agricolo, non va sottaciuto la valorizzazione del nostro territorio.
territorio collinare, quindi al centro collinare. Quindi bisogna rifare una mappatura del patrimonio fatiscente, recuperare quel patrimonio fatiscente, abbellire il paese. Il biglietto da visita del comune di Rotondella deve essere necessariamente, ad avviso di questa amministrazione, la balconata di San Rocco. Restyling leggero che permetta e valorizzi quella parte del territorio, così come Piazza Risorgimento, dove si mette in evidenza una cosa: il rispetto della rotondità del nostro territorio, affidandoci a professionisti locali capaci e meritevoli, e quindi la rotondità del territorio e che tenga, che coniughi perfettamente l'aspetto pedonale da quello carrabile e l'affaccio sul mare. Che noi abbiamo il dovere morale di valorizzare questo, l'affaccio sul mare. Sul mare, sulla questione mare, dobbiamo discendere due aspetti: l'investimento privato e quindi l'iniziativa da parte dei proprietari dei terreni su quella zona del territorio. La prima cosa da fare, anche nei primi 100 giorni, è convocare la proprietà dei terreni e stabilire, capire lo stato dell'arte di quel progetto, che fine deve fare quel progetto e porre in essere tutte le iniziative che ci sono concrete per sbloccare la situazione di Rotondella Mare. La situazione invece pubblica, e quindi la viabilità, la illuminazione, il recupero del campeggio, bisogna intervenire con fondi pubblici, quindi attuare una prima interlocuzione con la Regione Basilicata per fare in modo che arrivino altri fondi per recuperare quella parte del territorio, quindi viabilità, illuminazione, abbellimento, recupero del campeggio. Ma il Comune di Rotondella ha un dovere morale. Il dovere morale è quello di intestarsi la battaglia per l'erosione della costa. Quindi una prima interlocuzione che sarà fatta con l'ente competente, cioè la Regione Basilicata, perché la Regione Basilicata si interessi dal tratto che va da Rotondella sino a Metaponte per risolvere in maniera definitiva questo annoso problema. Rotondella si intesterà la battaglia, sarà capofila con gli altri comuni per risolvere il problema dell'erosione costiera, un problema che è stato trascurato negli anni. Su questo c'è determinazione e chiarezza da parte delle linee guida politiche di questa compagine amministrativa che si accinge a governare Rotondella nel futuro. Altri aspetti che dobbiamo considerare è che questo territorio, il centro collinare, come dicevo prima, va valorizzato. Va valorizzato come? Con un recupero paesaggistico e urbanistico del territorio, considerando due aspetti: la rotondità del paese, che è una caratteristica fondamentale che va preservata, il recupero del patrimonio fatiscente e avvantaggiare quanto più possibile la veduta verso il mare. A questo vanno collegati dei percorsi, degli itinerari enogastronomici, e quindi andiamo sul settore di nicchia del turismo, valorizzazione dei prodotti tipici locali. Bisogna, senza perdere tempo, valorizzare il pastizzo e le altre tipicità che abbiamo, ma in primis il pastizzo, falò, frizzur, i prodotti dell'agricoltura, l'albicocca, quindi ecco la consulta col mondo agricolo, valorizzare quel prodotto, la pera signora. C'è un'associazione, stai sul SIN, che si occupa di questo prodotto, con la quale bisogna interloquire. Valorizzare il sospiro di Rotondella, un'eccellenza. Quindi creare questa simbiosi fra recupero ambientale, recupero urbanistico, valorizzazione dei prodotti, per creare un turismo di nicchia che possa permettere al comune di Rotondella una crescita. Senza trascurare un aspetto, e cioè bisogna interloquire anche con la provincia e chiedere l'utilizzazione di quei fondi ambientali che sono di competenza della provincia per ridurre i tempi di percorrenza e quindi migliorare la viabilità dalla statale 106 sino al centro collinare. Bisogna migliorare la qualità delle strade, ma soprattutto bisogna migliorare la qualità della viabilità, ridurre i tempi di percorrenza. Questo è un altro obiettivo che nei primi 100 giorni noi ci porremo, e quindi col Presidente della provincia chiederemo un incontro, perché è un'operazione che si deve e si può fare per il territorio.